Anche lì ci sono gli arcani, ci sono energie su ogni chakra. Vi immaginate se io ho una chakra, se per esempio parlo sempre di Vishuddha perché per me è più semplice da spiegare e perché ho avuto, adesso un po' di meno, problemi con la tiroidite, quinta chakra, la Vishuddha, ok? Parla di realizzazione, di saper comunicare, parlare, condividere, realizzarsi in società, soprattutto perché tutto viene dalla voce. Grazie di aver cantato tutto questo tempo. Oh, non ho pagato questi musicisti, ma non fa niente. E quindi, se io ho, ad esempio, ci sono tre arcani su ogni chakra e c'è ogni modo di agire con quella chakra, insomma. Io ne ho, mi pare, 15, 15, 3 come arcani, 15 energie del diavolo. Quindi se io parlerò nella maniera tutta santa, sacra, cerco di essere super perfetta, non aver paura di sbagliare, a non dire neanche una parolaccia per dire, per me non sarà naturale. Quindi quando io parlerò, oh, preghiamo, signori e signori, energia numero 3, amen, per dire. Non mi comprenderebbe nessuno a meno che non parla nella maniera sarcastica. Il diavolo è una persona che ogni tanto se viene da dire Orazio, dice Orazio. E per ognuno di noi è diverso. Ognuno di noi deve comunicare con il mondo, con le persone, come sei nato tu, insomma. Insomma, vi ringrazio per l'attenzione, speriamo, perché vedo che tante persone ancora non capiscono una mazza, che vi sono stata utile. Se non volete fare le consulenze, ripeto, non parlo di me perché ci sono altre due ragazze, e soprattutto perché io lavoro anche, quindi se faccio consulenze solo quando ho il tempo libero e quando ci sono le persone, soprattutto se queste persone sono abbastanza mature mentalmente, perché non voglio fare il lavoro solo per farlo, insomma. E quindi soprattutto vi dico, se non volete fare questa cosa qua, ci sono significati di ogni numero, soprattutto sul mio profilo potete trovare il significato di ogni numero, lo spiego. Vabbè, ovviamente ci sono di ogni numero parlo in 5, 4, 5, 4, 3, 2, 1, in 2, 3 video, diciamo, però ovviamente non è tutta informazione perché di ogni numero si può parlare veramente tanto e sempre di più. Ma di quello più importante vi ho raccontato, oppure se volete potete trovare tipo i significati dei e che cacchio, i significati dei tarocchi maggiori, gli arcani maggiori, perché energie sono gli arcani maggiori, sono 22 arcani, 22 energie, quindi potete tranquillamente cercare, sbirciare su internet, approfondire. È una cosa super figa conoscere se stessi, soprattutto quando hai già consapevolezza più o meno come sei, perché durante anche io a volte ogni tanto guardo la mia matrice del destino per ripetere nella mia testa, ma anche io faccio degli altri consulti per vedere anche un altro punto di vista, per dire. Però è una cosa super figa se vi aprite, se vi permettete di capire chi siete. Un bacione, un abbraccione da Nati.